Salve ragazzi, sono Alion e oggi sono qui per mostrarvi tutte le news del DLC Furto e Finanza. Incominciamo subito dal sito Legendary Motorsport, che rinnova il suo catalogo introducendo 5 nuove auto. La prima, la Pagassi Reaper, che riprende il design nella parte anteriore della Lamborghini Huracan e nella parte posteriore della Lincoln Motorsport. Ha una capacità di 2 posti e la ritroviamo nella categoria Super al prezzo di 1.595.000 dollari. È spinta da un V12 simile alla Turismo R, che la porta da 0 a 100 in appena 3 secondi e ha una velocità massima di 350 km orari. La seconda, la Vapid FMJ, riprende lo stile nella parte anteriore della Caterham Hero 7 e nella parte posteriore della Ford GT del 2016. La ritroviamo anch'essa nella categoria Super al prezzo di 1.750.000 dollari. Come tutte le Super, ha una capacità di 2 posti ed è spinta da un V12 che la fa scattare da 0 a 100 in appena 2,8 secondi e ha una velocità massima di 350 km orari. La terza, la Grotti Bestia GTS, che prende spunto sia dalla Ferrari FF che dalla Ferrari GTC4 lusso, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, con dei piccoli riferimenti nella parte anteriore della Corvette Stinger. La ritroviamo nella categoria Sport ad un prezzo di 610.000 dollari e spinta da un motore V8 che la fa passare da 0 a 100 in poco meno di 4 secondi e ha una velocità massima di 330 km orari. La quarta, la Benefactor XLS, la potremmo ritrovare sia in versione normale a un prezzo di 253.000 dollari che in versione blindata ad un prezzo di 522.000. La ritroveremo nella categoria Super, nella quale potremo trasportare ben 4 persone. L'ultima auto che ritroveremo nel sito Legendary Motorsport è la nuovissima Enus Windsor Drop. Ad un prezzo di 900.000 dollari riprende lo stile della Bentley e della Rolls-Royce Phantom. Potremo trasportare ben 4 persone e grazie al suo V8 potremmo raggiungere velocità che superano i 300 km orari. Avendo provato tutte e 5 le auto, le migliori a mio parere sono state sia la Enus sia la Grotti Bestia. La Enus per il fattore estetico, mentre la Grotti sia per il fattore tecnico che estetico, poiché le due Super le ho trovate poco innovative dal punto di vista tecnico e il Benefactor molto lento e poco curato riguardo l'estetica. Anche il sito Sound Sant'Andreas è stato arricchito dalla Rockstar, con la Bravado Rumpo Custom in vendita a 130.000 dollari. Inoltre sono stati aggiunti 6 nuovi veicoli speciali che in un prossimo video andremo ad analizzare con più precisione. Sono il Volatus Chopper in vendita a 2.295.000 dollari, il Cargo Bob Jet Sam in vendita a 1.995.000 dollari, il Nimbus Jet in vendita a 1.900.000 dollari, il Cargo Bob a 1.790.000, il Tugboat in vendita a 1.250.000 dollari e infine c'è il Barricade Armored Truck in vendita a 1.100.000 dollari. Comprando tutti gli elementi sino ad ora elencati si spenderanno all'incirca 16 milioni di dollari, escluse le modifiche. Per quanto riguarda il mondo delle armi, sono stati aggiunti caricatori a tamburo per i fucili a pompa. Mentre per quanto riguarda il mondo dell'abbigliamento sono stati introdotti moltissimi vestiti e completi che in un prossimo video andremo ad analizzare e darò anche una mia opinione su ciascuno. L'ultimo ma più importante elemento introdotto in questo DLC sono i 4 uffici, completamente modificabili sotto il punto di vista dell'arredamento. Inoltre potremo modificare il nome del nostro ufficio e aggiungere un armadietto armi ed una cassaforte. Da tenere presente che tutti gli elementi che andremo a modificare non sono ovviamente gratuiti. Ragazzi, il video si sta per concludere, vi invito a lasciare un commento qui sotto in cui mi scrivete se volete o meno un altro video in cui vi spieghi con più precisione gli elementi che sono stati introdotti, quindi andando anche ad analizzare ogni elemento con molta più cura. Vi invito anche a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale. Ciao a tutti da Alion. The gun locker's been installed to your specification. The safe's been fitted.
It's so discreet, no one will know it's there unless you want them to. Here are your personal quarters, where you can freshen up, take a quick nap, or change for a meeting. Most important of all, though, is your executive terminal. Here's where you'll access the SecuroServe Special Cargo Network to take this operation to another level. I'll tell you all about it when you first log in. So that's it. Take a look around, get settled in. I'm at the front desk or on the end of the phone whenever you need me. Listen, you do realize about my MBA, don't you? Anything you need, boss. We going to have a good week, boss? Just give me the word, and I'll make it happen. Oh, hi. Bye. How can I help you? As soon as you've decided, I'll get the Pegasus rep to prepare the vehicle. Quite a collection you've got here. Keep your blood sugar up. Looks like your pockets are full. When you finish what you've got, I'll give you some more. How do you choose between your children? Your personal vehicle is being brought up now. Are you sure you need more snacks? Bye, boss.